Esperienza personale, diciamo, non commentabile oltre quello che ha detto, insomma, quindi la responsabilità, chi ha responsabilità si deve assumere l'onere di essere in grado di sostenerla, insomma. Prossimo intervento, Daniela Pezzi, presidente della Consulta regionale per la salute mentale. Spero ci facciano rimanere anche oltre il tempo stabilito. Per chi non mi conosce, io sono il presidente dell'unico organismo consultivo regionale che ha retto al tentativo di scioglimento nell'acido da parte della giunta Zingaretti di qualunque iniziativa che venisse dal basso. Ho retto per tre semplici motivi. L'organismo che presiedo è blindato da una legge regionale. Io non sono stata nominata dalla politica, ma eletta dai membri della consulta, e nella loro lungimiranza hanno eletto una persona che notoriamente non ha interessi personali, non deve negoziare né chiedere né dare e ha una discreta competenza perché da 41 anni sono nel mondo della salute mentale. Ultima cosa, è noto anche ai piccioni di Piazza San Marco che sono una persona con le mani non pulite, sterilizzate, ritorno a quello che si diceva prima, l'onestà. Ma la semplice onestà, se non è coniugata con un sapere, diventa stupidità e non andiamo da nessuna parte. Io dico questo perché sono reduce da una serie di grosse criticità in ambito di salute mentale, con interventi che potevano essere vinti dall'opposizione a mani basse e che invece sono rimasti sospesi in aria, e gli unici due risultati macroscopici portati a casa nell'ambito della salute mentale, che ricordo a chi non è dentro questo mondo, che riguarda una fetta della popolazione del Lazio molto consistente. Abbiamo circa, io sto preparando i dati da consegnare alla settima commissione politiche sociali e salute appena il presidente avrà il buon gusto di convocarmi. Per legge io devo essere periodicamente convocata, ma tranne una parte dell'opposizione che sollecita questa mia audizione, il resto è silente e la maggioranza fa di tutto per evitare che si calendarizzi l'incontro. Comunque, dai dati ultimi relativi al 1 marzo 2017 abbiamo circa 75.000 cartelle aperte nelle 10 ASL del Lazio, quindi significa circa 75.000 famiglie attraversate dalla sofferenza psichica e che stanno pagando in termini personali e collettivi un prezzo inaccettabile. Zingaretti nei mesi scorsi mi ha definito pubblicamente all'ennesimo taglio di un nastro, dove io ero presente perché figura istituzionale, quindi non mi hanno potuto sopprimere. Il taglio del nastro era quello dell'SPDC di Tor Vergata, che noi abbiamo atteso 16 anni che venisse aperto, e mentre rimaneva chiuso davamo milioni di euro
all'anno all'imprenditoria privata, nemmeno accreditata, privata, per chi è di Roma, Legacy, Famiglia Romeo e Clinica Sant'Alessandro, denaro che veniva distolto dalla spesa economica dell'assistenza territoriale che assorbiva tutto il mondo delle ex cliniche, circa il 70% del budget annuale di cui un dipartimento dispone per la salute mentale. Detto questo, Zingaretti mi ha definito la sua spina nel fianco. Perché? Perché ho portato a casa due risultati assolutamente a mani nude, ma arrivando al ricatto. Io ho fatto un comunicato stampa, l'ho mandato a tutti i giornali e al TG3, mettendoci nome, cognome e faccia, e ho reso pubblico quello che avrebbe dovuto fare l'opposizione. Ho reso pubblico che un decreto che Zingaretti aveva emanato non poteva avere efficacia e ho ottenuto che lui lo autosospendesse, esattamente come ho ottenuto per gli stessi motivi che una bozza di delibera dell'assessore Visini venisse ritirata dopo essere stata mandata alla Pisana. Io che nella vita ho sempre soltanto curato i pazienti, guardo lei giudice, mi sono riscoperta una attitudine allo studio delle norme, ma è fondamentale se noi vogliamo ancora credere nei principi democratici. Io ti ringrazio Simone per aver insieme agli altri organizzato questa giornata oggi, però due compiti a casa io devo proporli a questo tavolo, perché ricordo, proprio perché sono anziana, che tutte le elezioni regionali si sono sempre o vinte o perse sui temi della sanità. Noi oggi siamo a giugno, siamo ai tempi supplementari per fare delle cose. Su quello che la maggioranza sta facendo potrei parlare per 8 ore, ma ci sono delle cose che ha fatto l'altro ieri, dico l'altro ieri per dire negli ultimi 10 giorni, su cui il sindaco, che è la massima autorità sanitaria, e le opposizioni regionali possono ancora intervenire. E quali sono? Attiene al sindaco la tutela e l'accesso, la tutela della salute e l'accesso alle cure per tutti. È mai possibile che il suo delegato in sede di conferenza sanitaria locale non abbia compreso quali sono le competenze che gli appartengono e quali sono le competenze che lui ha il dovere istituzionale di esercitare? Perché il delegato del sindaco dell'ASL RM3 non ha fatto mettere a verbale e non ha chiesto l'unanimità dei voti ai presidenti dei municipi presenti per rappresentanza degli assessori che l'atto aziendale mandato in regione per la modifica era assolutamente al di fuori delle norme nazionali e regionali, perché disattendevano contemporaneamente due decreti del Presidente della Repubblica, delle delibere di giunta e un decreto Zingaretti. Però non se ne è fatta menzione, il delegato ha abdicato all'esercizio delle sue funzioni e non c'è traccia di una votazione, come è d'obbligo che la conferenza sanitaria esprima al termine dell'esposizione, sul rigetto totale della richiesta di modifica dell'atto aziendale, in cui si sono accorpati due ospedali e, non contenti di accorpare il reparto psichiatrico San Camillo e Grassi con un unico direttore di UOC, per intendere con un unico primario, legato e quindi il suo datore di lavoro in teoria, ma i datori di lavoro siamo noi, però lui si rapporta a Zingaretti, ha fatto un avviso pubblico con scadenza il 26 di giugno in cui mette a bando l'incarico di primario dei due ospedali di una unità operativa complessa che non esiste. Allora, io questa cosa l'ho rappresentata, ma come organismo consultivo io posso segnalare, però poi spetta alla conferenza mettere il veto,
e la conferenza ha potere di veto. Non a caso oggi io penso che la cosa che abbiamo capito tutti, anche chi prima non sapeva neanche che esistesse questo organo, è che è di un'importanza centrale, cioè in ogni Vitale. relazione è uscita fuori questo Certo, ma se uno aspetto. abdica all'esercizio delle sue funzioni, Esatto, per quindi. cui l'atto aziendale, anzi la richiesta di atto aziendale, è arrivato in regione con il silenzio assenso della conferenza sanitaria. Ma i presidenti di municipio hanno letto quali sono i loro compiti. Il delegato nominato, io ho fatto una battuta, i delegati sono stati scelti per competenza o sfogliando l'album delle figurine panini, perché i cittadini forse hanno diritto ad essere rappresentati in modo diverso. Le opposizioni, ma io adesso sto parlando ad una delle opposizioni, vorrà immediatamente fare un'interrogazione a Zingaretti e attivarsi per invalidare il bando pubblico, perché non si può mettere a bando, mi rivolgo a lei, per un incarico di una struttura che non esiste. Potrei dire di Viterbo, visto che Viterbo è stato citato più volte, con una semplice disposizione dirigenziale aziendale, la dottoressa Donetti, direttore generale, ha azzerato 40 anni di riforma psichiatrica, perché con un ordine di servizio ad effetto immediato a marzo ha deciso che tutti gli psicologi uscissero dal Dipartimento di Salute Mentale, per cui unico caso in Italia abbiamo un Dipartimento di Psichiatria e non un Dipartimento di Salute Mentale. Gli psicologi sono fuori dal Dipartimento. Ha fatto un'oasi protetta per un amico di un amico che ora è diventato direttore della UOC Psicologia. Si è smantellata la unicità e l'elemento cardine della riforma psichiatrica, che è l'equipe multiprofessionale, ma si è impedito a tutti gli psicologi di quella ASL di concorrere a pari merito con gli psichiatri per gli incarichi dirigenziali e non ultimo l'incarico di direttore di dipartimento, perché il direttore del dipartimento viene sceso nella terna di nomi proposta dal comitato tra tutti i primari del dipartimento. Se tu sei fuori, gli psicologi sono fuori. Ma secondo voi l'ordine degli psicologi ha detto una parola su questo? Le opposizioni hanno detto una parola su questo? L'unica che continua a segnalare cose è la sottoscritta forte del mandato ricevuto dai membri della consulta. Ma è semplice eliminare l'unica voce fuori del coro. Ci stanno provando da anni, non gli è riuscito e resisto. Una parola di speranza ad Enrico Ferraro, con il quale ci siamo ritrovati più volte nelle riunioni della consulta della Roma E, perché io sono membro anche di quella consulta. E voglio dire che l'associazione Agave non è per appuntarmi medaglie sul bavero della giacca, però dobbiamo anche essere aderenti alla storia. È entrata, lui ha ragione quando dice si è fatto di tutto per limitare l'accesso e la partecipazione, ma quell'associazione è entrata perché mi sono imposta affinché la corretta richiesta di ingresso in consulta venisse esaminata e messa ai voti, e mi sono giocata la mia credibilità, perché ho detto se non viene presa in considerazione, analizzata e messa ai voti, state compiendo un abuso d'ufficio. Le associazioni dei familiari che compongono le consulte, anche quella di cui io sono presidente, sono per la maggior parte asservite ai poteri correnti, non sono autonome, quindi sono assolutamente ricattabili. Questo aspetto l'abbiamo anche questo sottolineato Ma veramente è ed è drammatico drammatico, ma è. perché per chiedere l'attivazione a Tanese,
della Consulta della Roma 1, non è servito il lavoro prezioso che ha fatto Enrico Ferraro, che ha fatto la raccolta di firme delle associazioni dei familiari. Sai come siamo arrivati ad una convocazione che arriverà tra una settimana? Perché ho preso la mia borsettina come sempre, mi sono piazzata in direzione e ho detto: o attivate la Consulta della Roma 1, che nasce dalla demolizione della A e della E, per cui a rigor di logica, se tu unisci due realtà per crearne un'altra, in prima istanza recuperi tutti i membri delle due consulte, poi sarà la nuova consulta che valuterà i nuovi ingressi e le valutazioni. Certo. E questa tesi è stata accolta, altrimenti Agave e tante altre piccole realtà sarebbero state cancellate. Io non l'ho fatto per me, ma l'ho fatto per un senso di equità e di applicazione di un diritto. Io appartengo ad una realtà associativa, ma non solo, anche perché se non arrivano da chi lavora, da chi si interessa di quei temi, le sollecitazioni, le proposte, è evidente che non funziona, certo, il sistema, cioè non hanno neanche gli elementi conoscitivi. Voi considerate, però che volevo, io... Daniela, solamente sì, una cosa, siccome ovviamente il dibattito si sta polarizzando qui abbiamo un altro intervento di un partecipante, sì, e poi abbiamo una dei sette portavoce regionali, per cui diamogli era per descrivere lo scenario, perché siccome chiedete cosa si può fare, purtroppo da è domani molto chiaro. Avete cose da fare, ce le ha il Comune di Roma, perché non si fa una conferenza sanitaria cittadina da 10 anni, e la Regione deve attivarsi chiedendo l'annullamento. Però ecco, quello che ti volevo dire, noi come tavolo, nel senso, noi abbiamo fatto tutto. Lo sai quanto ci siamo spesi, quindi abbiamo dato la possibilità di un dibattito. Questo dibattito sta producendo delle istanze, ok? Mm-hmm. Queste istanze sono riprese, ci stanno filmando, verranno scritte negli atti, sì. Stiamo facendo una diretta Facebook, insomma, voglio dire, la cosa fondamentale, però, Simone, diamo la parola ovviamente anche a chi, perché entro le 14 forse... È capire se rimaniamo soltanto alla dichiarazione di intenti, oppure se ci attiviamo. Noi ce la mettiamo tutta. Concreti, certo. Perché io che giro tutto il Lazio e incontro operatori, diamo la parola a chi forse ha il potere per... Si aspettano risposte concrete. Grazie Daniela, grazie. Allora,